Sorella! Sorella! Siamo tornati! Discoteca! Dir Simulator, tor. Ragazzi, hanno aggiornato Dir Simulator e questa volta non so perché mi fanno creare un personaggio. Ma perché? Allora, proviamo, vabbè, lo farò uguale a me, ovviamente. Finalmente hanno aggiornato sto cavolo di gioco. Cioè, il miglior gioco che abbiamo mai giocato sul canale, questo è. La barba, i baffetti di Gabby, eccomi qui. Cioè, uguale, ragazzi, uguale a me. Ragazzi, io veramente ci tengo a questo character creator. E adesso passerò un'ora qui a creare il personaggio dei miei sogni, perché è importantissimo. Cuffie da youtuber. Guarda, guarda pure la dislocazione della mascella. Ma teniamolo in mutande, dai. Dopo un attento esame ho creato il mio personaggio. Vai, fammi vedere chi sei, Gabibbo. Aspetta, perché vai in mezzo alla strada? Passa un cervo. Il cervo mi guarda. E arriva un cacchio di camion. Nani, ora vai a uccidere. Ma ragazzi, ci è impiegato un'ora. No. Why? Mi hanno distrutto le ciopette. Dai. Ma quindi che cosa fa? Cioè, io so, vuoi rinascere? Sì, per favore. Quindi ecco come è successo. Mi sono rincarnato in un cervo. Era questa la storia. Vuoi rinascere e rinasci come cervo. Allora spiegatemi cosa ho fatto lì un'ora a crearmi un cacchio di personaggio. Ma andate a cagare, developers. Ma voi dovete... Adesso mamma mia, arrivo grosso e potente. Mamma mia, arrivo, sfondo tutto con i miei bicipiti. Ma spacco tutto. Prendo il motorino. Guarda come sono salito. Let's go. Prendo subito tutto. Sfondo tutto, ragazzi. Dobbiamo farci le 5 stelle, porca trota. Sì, le 5 stelle. Non perdono, dobbiamo arrivare alla fine del gioco, perché l'hanno cambiata. Hanno aggiunto troppe robe nuove. Ma prima devo prendere i miei adepti, le mie armi. Devo veramente sbloccare tutto. E quindi mi tocca investire con il motorino. Questi inutili. Ma se non puoi sconfiggerli, alleati con loro. Cervizziamolo, l'ho cervizzato. Cervizziamo tutti. Dobbiamo andare qua a Cervina e cervizzarli. Aspetta che esco, meglio. Saliamo sopra il cavallo, rena cavallo, molto più forte. Ah, non investitemi, non una seconda volta. Mamma mia, sei... Mamma mia. Guarda quell'auto dove vai, grande cervo. Cervizziamoli tutti, bravo. Veramente un degno discepolo che sta spaccando tutto con la Naruto Run. Cervizziamo anche te, lui è uguale a me. Cervizziamoli tutti, ragazzi. Andiamo a spaccare le case, che queste ci danno le pistole e le armi. Oh caccarola, madre di madre. Sono arrivati i primi lapini. Eccole qua, le pecore. No, le pecore sdrogheggianti. Le pecore sdrogheggianti, no. Datemi subito la pistolestra. Pistolesta manolesta. Renna weak. Potente, altro che weak. Ok, eccole qua le pecore, ragazzi. Cervizzatele. Mamma mia, le sfondo. Beccatevi questa. Prese sotto dai camion. Troppo forti. Ragazzi, cervizziamo altre persone. Avete visto cosa succede se non vi cervizzate? Colui che non è nostro. Guarda, mi sto portando anche dietro un amico. Giro della morte del cervo nucleare. Mi ricordo ora che posso usare anche il mio collo. Presto farò fuori anche il maledetto koala delle 7 sfere. Ma per adesso mi sono impiantato dentro una casa e la distruggo per ottenere più potere. Dai ragazzi, danza del cervo, danza del cervo. Ora ho il potere. È arrivata la polizia. Ma sarà un'auto? No, è l'orso polare polizia. Mamma mia, ridicoli comunque. Non potete farmi niente perché ho bloccato. Sto sbroccando tutto. Ma se sto sbroccando io, mannaggia. Ma io adesso arrivo. Eccole qua, prima le pecore. Eccole qua, tutte tornate a pascolare. Non c'è storia.
Troppo forti, troppo forti. Li ho rispediti nel polo nord. Polo, 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 gang. Le granate, vai. Vai, vai, via Scolventos. Aspetta, anche quell'aereo, devo buttarli giù, ragazzi. Devo buttarli giù, nessuno. Eh no, però già, ragazzi, datemi i secondi. No, il coniglio cecchino 63. Con quella faccia, ragazzi, quella faccia me la sogno di notte. Perché è proprio brutto. Dumbo, vieni qua, maledetto. Con le sue orecchiette a sventola gli tiro io una cioppa pesante. Oh, cavolo, un cecchino mi sta mirando. Un cecchino mi sta mirando. Sono i dannati conigli, bug sbagati. Porca vacca, questo territorio è mio, avete capito? Ragazzi, mi state cominciando a stufare. Adesso prendo un camion, lo prendo sotto così. Oggi spezzatino. Ho appena scoperto che si possono mangiare anche le pecore. Sono molto buone. Spada da samurai. Guardami. Qua, qua. E anche, aspetta che riprendo anche i fucili al cecchino che mi hanno messo là. Oh, e guardate cosa ho in testa, ormai non ci vedo più. Sono una renna VR. Vabbè, tanto devo finire il gioco, quindi va bene. Il ciacchi volante. Sta andando nella zona, nell'arena, nell'arena. Quello era un grande bossolo. Big bossetto. Un bassotto, cane bassotto livello 4. Che mi aspetta lì tranquillo, tranquillo. Sì, arrivo, arrivo. Aspettami, aspettami. A proposito, devo fare una cosa. Per sconfiggere il cane, devo subito muovermi. E intanto bravo, bravo rinoceronte che ti sei messo nel posto giusto. Devo trovare una mucca e un cervo. Il cervo, beh, sono io in teoria, quindi basto io. Manca solo una mucca, devo trovare una cacchio di mucca, ragazzi. Dove la trovavo? Beh, andiamo a prenderla, ragazzi. Andiamo a prendere la mucca con il mio super Gundam. Che questo mi permette anche di volare e ammazzare Dumbo e tutti quei maledetti. Facciamo, spariamo al koala? Sto sparando al koala. Cavolo! Oh cavolo! Scusami signor koala! Scusami signor koala! Oh cavolo! Ragazzi no! No ragazzi! Devo far fuori il koala gigante! È il pericolo più grande, non mi sentirà mai al sicuro! Se lui è ancora qui! Mannaggia, 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 corri! Sì! Caduto in mezzo alla schifezza! Guarda sto koala di... mamma mia, ti cavalco! Ti cavalco, ora fai parte della cervo! Cosa sta succedendo, che cervo? Si sta digevolvendo in un mega koala! Ok, ragazzi, con questa bellissima... Ok, sono tornato normale, sono tornato normale. Se ero normale. Vabbè, ragazzi, ho capito. Facciamo fuori un altro delle sette bestie. Già che ci siamo, tanto. Tanto, una in più, una in più. Ma ragazzi, in 2 secondi li sto facendo fuori. È una cosa assurda. Ok. Eccole qua. Ciao bellissime. Sono venuto a prendervi. Mucche VR, così fate più latte. Ma è ovvio, venga qua. Venga qua che non capisci. Venga qua. Venga qua. Mi appendo a lei e la porra. Cosa sta succedendo? In ogni caso sto andando nel posto giusto, ok? Oh, è fatta. Vai, la mucca l'ho messa. La mucca l'ho messa, il cervo l'ho messo. E così stiamo per sbloccare. Ah, ma queste sono cose che ho già sbloccato. Ah, mi portano il Gundam, ma già ce l'avevo. No, allora io voglio sbloccare le altre cose per di là. Non so, forse posso già rientrare. Perché in teoria io ho già sbloccato un sacco di robe, quindi potrei già andare alla fine del gioco. Ma non prima di aver battuto uno dei miei vecchi nemici. Il cane randaggio super... Non mi abituerò mai a sta cosa. Hanno migliorato le animazioni, credo. Sì, certo. Sì, sì. La 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 la. Io ho pagato sto gioco solo per questo, diciamocelo. Io spenderei 20 euro solo per vedermi sta cosa. Oh, ti proprio ti migliora la giornata. Ora però, occhio che devo farlo fuori. Ah, ho perso le armi. Oh, com'è che ho perso le armi? Oh, oh, oh. Scusa, scusa se ho ripreso le armi, ma...
Adesso ragioniamo. Mannaggia te, un spezzettino. Ok, ora mi basterà farlo disattivare. Devo disattivargli le... Oh! Stammi lontano con quegli orsi polari. Oh, un'andata perfetta. Perfetto, e ora vai con la seconda. Sbam! Gli ho tolto ogni potere, ora sta girando su se stesso. Facciamolo fuori questo Beyblade cane. Sì! Mamma mia, ogni volta è un casino. Ora tu vieni con me. Dai, fammelo prendere. Mi pare che devo prenderlo. Ecco, vieni qua cagnolino troppo cresciuto. Ti prendo per le orecchie, mannaggia te. Ti tiro le orecchie. Lo metto per correttezza. Per di qua c'era il cervo e si attivava il portale per il Mega Giappone. Cos'è? Una rete neurale? È una specie di dimensione cubica? Non so, ragazzi, cosa potrebbe essere, ma so solo che le mie granate qui non ci entrano. Devo proprio entrarci io. E vuoi viaggiare nel tempo? Sì! Ed eccoci qua in un futuro distopico orwelliano. Sì, guarda qua il mare che ha già invaso. C'è l'acqua alta, i palazzi di Tokyo. Il koala è tornato cibernetico, ma ti sconfiggerà una seconda volta. Mentre adesso guardate cosa ho comprato per voi. Sì, c'era pure un'espansione. Costava 4 euro. Ho speso davvero 4 euro per una misera. Oh cavolo, posso diventare un orso polare? No, allora li valeva. Posso anche prendermi un koala spararaggio. No, aspetta, cos'altro c'è? Il sushi, bomba sushi. Cos'è sta cosa? No, la bomba sushi, ragazzi, è troppo bello. C'è pure la Deagle d'oro. No, e pure la motosega in faccia. No, allora ragazzi, li valeva tutti. Posso anche diventare una tigre. Tiger man. Aiuto, cosa ci sono? Pure gli squali. Sono diventato tigrotto, ragazzi. Sono diventato tigrotto. Iscrivetevi al mio secondo canale. Link in descrizione. Oh no! Per tutti gli Yotobi! C'è uno Sharknado! Un tornado shark! No, devo trovare un modo per sconfiggerlo. E allora per adesso rimarrò l'uomo tigre armato di koala volante. Guarda queste persone schiavizzate dagli animali! Ah! Maledetti! Anche il criceto schiavo! Lavora, criceto! Lavora! Allora, se distruggo queste tombe... dovrebbero darmi oggetti. Sì, ho trovato dei gambali. Sì, ora anch'io dei piedini. Ora mi sento i piedini caldi. I piedini caldi che mi fanno andare 100 volte più veloce a piedi. La moto di Akira. Vai. Fagli vedere. Too damn strong, boys. Too damn strong. Ho troppi poteri. Ragazzi, ma chi sono? Ma che cavolo sono? Posso anche volare. Ho trovato i gambali del volo! Ora spacco! Ora spacchiamo il koala! Ora spacchiamo il koala! No, 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 no! Signor koala, aspetti! Devo farlo fuori! Per fortuna sono più veloce! No, no, no! Sto koala è troppo forte! Porca trota! Oh, guarda, sopra il tornado! Ecco come fa! C'è un altro pesce sopra il tornado! Va bene! Devo andare avanti, ragazzi! Devo portarmi in un luogo sicuro! Devo far fuori questo tornado! Fai fuori al centro. Se becchiamo la cima, forse... Sì, l'ho distrutto! Oh, ho sconfitto il tornado. Sto molto meglio, sono tornato. Adesso cosa ho sbloccato? No, dai, cioè, per favore, basta. No, no, pure il coso, no. Ma adesso si sono presi una Lamborghini. Cosa si sono presi? Optimus Prime. Si rivolterebbe nella tomba, santo cielo. Orso polare MK2, no. Oh cacchio! Conigli ippopotami! Ok, ragazzi, ho sbloccato finalmente il portale che mi porterà in un'altra dimensione. Sì, l'ho distrutto di nuovo! Ah! Ah, e distruggendo il koala ho sbloccato sicuramente delle robe nuove nella pista delle cose da sbloccare, perché se uccidevo il koala posso sbloccare nuove robe. Fammi vedere gli obiettivi. Sì, guarda, c'ho anche un altro koala. Due koala! No!
Ragazzi, due raggi koala. E qua cosa devo fare? Sblocca il vero finale. C'è un vero finale del vero finale. Ora speriamo davvero che non mi levino tutto. Non levatemi tutto. No, no, mi levano tutto. No, eccomi qua. Sono entrato nel portale. Più forte che mai. E ora chi è che trovavo? Sì, ora so chi è. È il me del futuro. Mi sono accresciuto troppo in potere. E con questo potere mi sono fatto corrompere dalla malvagità. No, no, io non posso permettere al male di trionfare. Tu non sei il vero me. Oh, cavolo, oh, oh, devo stare... Aia, aia, picchia pesante. Che vuoi fare? Oh, cavolo, oh, pure con la spada laser. Vabbè, la prendo io. Anch'io la so usare, eh. Anch'io la so usare. Oh, no, anche le pistole. Guarda come schiva tutti i proiettili. È un matriosco. Devo stare fermo e farmi attaccare allora. Ok, attaccami, attaccami mentre io ti sparo. Fammi vedere chi sei davvero. Eccola! Dopo averla scarpestrata, adesso farà uscire la sua vera natura. Eccoli qua! La maledizione del cervo. Me la ricordo, nel futuro mi aveva quasi conquistata. Ma ora no. Ora no. Ora no. Ehi, no, la cappa. No, la cappa. No, la cappa. Me lo prendo io la cappa. Ok, molto meglio. Sì! Un bastonati! Ma Hiro Gabbiademia! E stanno scappando! Hanno paura di me, ma io li seguirò nel portale. E ci affronteremo in una battaglia iper mega iper. Vi ricordate questa battaglia iper mega iper? Bene, non è finita qua. Dopo dovremo affrontare ancora una battaglia. Ma ci sono battaglie infinite! Eccolo là, eccolo là. Pam, 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 pam. È sempre peggio, ragazzi. Non c'è un limite al peggio. Sì che c'è un limite al peggio. Guardalo lì. No, cioè, volevo dire, non c'è un limite. Hanno messo, hanno fatto uscire il cane. Aspetta, ma quel cane per me, mi pare. Mi aiuteranno, mi daranno una mano. Perché io li ho rennizzati. Tutti quelli che ho eliminato, li ho rennizzati. E adesso mi creo il mio Gundam speciale Renna, che mi permetterà di affrontare la battaglia finale. Non c'è problema. Oh, 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 ti sto approcciando. Barriera. Attacco forte. Boom. E ora ti faccio un attacco debole. E ora un attacco forte. Forse devo fare barriera. Bene, entrambi barriera. Così mi ricarico. Barriera. E ora attacco forte. Cioè attacco debole. Boom. Sì. L'ho massacrato. Fuori, fuori, fuori dal tunnel. Ah. Morto. Muerto. E quindi? Sparo o non sparo? Spara o non sparare? Spara o non sparare? Spara. È meglio. Non voglio più vederlo. Mi sono fatto fuori. Guarda, l'ho riportata, ora la metto in una tomba. Oh mamma mia. Chissà cosa sarebbe successo se invece non sparavo. Devo seppellire il me del futuro. È meglio che nessuno lo veda. So, fa piangere. È una scelta dura. Hideo Kojima, a game by Hideo Kojima. 100%. Ce ne sono altri! Ma quante volte è successa sta roba? Ma cosa? Uno dei tanti, però adesso non c'è più spazio. Con quale delicatezza. Lo accarezzo pure. E gli tolgo gli occhietti falsi. Interessante. E ora me li metto io gli occhiali da sole. E il prossimo sarò io il cattivo, è vero. Si ripete, perché l'ho sparato, non devo spararlo se volevo toglierli. No, non dovevo spararlo, no, 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 no. Ho ripetuto l'azione, no. Siccome l'ho sparato, ora dovrei aver sbloccato una nuova... Ah! Ho sbloccato una nuova arma con questo finale, vedi?
Machine gun. E questa volta non sparare. Dobbiamo mandare a fancuore questa cosa. Cosa succede se non sparo? L'ho aiutato. Ho spezzato il ritmo. Ci siamo alleati, ci siamo stretti la mano. Ma si è aperto un portale che solo due renne alleate possono premere. Era tutto pronto. Aiuto. Va bene. E mo attiviamo un Gundam. L'isola era una bugia. Era la Super Renna. Siamo rientrati nella Super Renna. E aprendo la Super Renna siamo entrati nel super buco nero che ha inghiottito il mondo fittizio. Ma era ovvio. Pure il rinoceronte. No! Ragazzi, è assurdo. Mi sto commuovendo. Ragazzi, questo anime ve lo consiglio a tutti. 10 più. E abbiamo tolto la maledizione. Siamo tornati una super mega renna vera. E quindi? Ah, nello spazio incontro il nostro creatore. O no? La terra era piatta, ragazzi. Lo sapevo. Era tutta una congiura. La terra era piatta. Ragazzi, la terra è piatta. Ne abbiamo la prova. Grazie. Mi hai aperto gli occhi. E le renne. Sta renna cornuta ci ha fatto capire. Sì, va bene. Cosa stai cercando di dirmi? Ero io! Tutto questo tempo la renna ha capito! La renna ha capito che eravamo noi! Boss finale, sono io il boss finale! Devo battermi perché io sono quello che giocava! Mannaggia! È troppo... vabbè. Aiuto, aiuto, aiuto! Guarda, guarda che striscia! Mannaggia il gabibbo! Sapevo che ero forte! Cavolo! Io sono il boss finale! No! No! Aiuto, spara al sole! Mi ha dato il potere il sparare al sole! Da i raggi solari! Oh no, anche io versione... No, vabbè. Potete darmi armi migliori, per favore? Erkokan, sono forte. Però sono un cuore, No, non tirarmi i gabbi fluttuanti energetici! Tutto ma non loro! No, sono diventato anche il koala! Ero io fin dal principio. Ero io. No. Però porca trota. Quanto sono forte! Datevene. No. Sì. L'ho battuto. Ti ho battuto, infame. Distruggo il sole. Ci ho salvato. Ho portato il sole in faccia. Cosa? Ah, ho fatto male. Sole in faccia. Mi sono distrutto, no! E ora, cosa succede? Gli entro in bocca. Divento io. Cioè, il renno entra... no, non ci credo. Pensavo che gli entrassi in bocca, davvero. Beh, ragazzi, sto cervo, se ha battuto me, è veramente il migliore. Non posso dire altro. Complimenti. Ti sei meritato i nostri applausi. Complimenti. Miglior film del mondo. Ci abbiamo fatta. Abbiamo battuto il cervo. Abbiamo battuto il mondo. Allora, io sono il cervo. È così che è nato il mondo. Ragazzi, You are welcome. Siamo un gabbi su un piatto volante nello spazio. Tutti quanti. Questa è la verità. Scusatevi se ve l'ho detto così, ma è questa la verità. Oh, ma Nani, non è ancora questa la verità? Dov'è la verità? Era tutto un cavolo di sogno. Ero all'ospedale, no. In mutande, ovviamente. Cosa? Che è successo? Signora, ho capito che sono in mutande, ma scusi. No, secondo me ho qualche problema. Perché sono finito in ospedale? Perché? Che problemi aveva questo Gabby? Oh no. No, non dirmi che... No, aspetta. No! La Sin
sindrome del cornuto. Ho la sindrome del cornuto, del collo lungo. Grosenecche in tedesco. Gabbi Grosenecche, Gabbi collo lungo. Bellissimo, commovente, un'opera d'arte. Ragazzi, grazie a voi, grazie al mio gatto, grazie a tutti quanti. Noi ci vediamo al prossimo cervo. Ciao ragazzi.